spazzatura, specialmente i paesi dell'est europeo. Paesi poveri! Ci sono ancora molte persone che devono parlare. Ringrazio il Presidente Claudio Simion che ha organizzato questa mia partecipazione. Un caro saluto a voi tutti, restiamo uniti! Allora, vieni, 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 Eroica! Da Olbia! Da Olbia, quindi la Sardegna, la risalutiamo, la Sicilia, la Puglia, la Campania, la Basilicata, l'Italia intera! Grazie, grazie di cuore, grazie davvero. Devi dire qualcosa? Avete 2 minuti di tempo, vi tolgo il microfono perché altrimenti devono parlare tutto, vai! Ciao a tutti, leggerò una lettera come... Allora, avete 2 minuti di tempo, vi eravate iscritti già 1 mese e mezzo fa nel rispetto canonico di questa iniziativa. Mirko De Carli, eccolo qui, popolo della famiglia, prego. Buonasera a tutti, facciamo sentire il grido delle famiglie contro uno Stato canaglia. Ufficio dispersi, ormai tocca a me. Allora, si è persa una bambina, ascoltate bene, in quella zona laggiù. Efficientissimi, trovata. Sì, sì. Vai, vai, vai. Vai, vai. Com'era quel grido? Lo risentiamo un attimo, per favore. Grazie. Come popolo della famiglia siamo nati proprio per difendere il primato della famiglia contro uno Stato che fa leggi contro la famiglia. E il decreto Lorenzini va contro i bambini e contro le famiglie italiane. E qui con me un amico dell'Associazione Consumatori e Utenti delle Marche, insieme vogliamo dirvi che questo decreto è l'esempio concreto che stanno trasformando le persone in cose e i bambini li vogliono mercificare per fare soldi e fare business. Questo non lo dobbiamo assolutamente permettere. E come si può fare tutto questo, amici? Scendendo in piazza come abbiamo fatto oggi, dimostrando al potere che non può decidere del destino dei più piccoli, che sono da difendere, da tutelare e non da usare come cavie. Per questo respiriamo quest'aria fresca questa sera, amici, e portiamola dentro ai palazzi delle istituzioni, per un motivo molto semplice, perché solo le grandi rivoluzioni popolari hanno fatto la storia, non i ministri che si chiudono nelle stanze del potere e non ascoltano il grido di queste migliaia di famiglie. Fateglielo sentire! Sappiate che le famiglie insieme possono cambiare la storia e noi oggi abbiamo fatto un passo in avanti per difendere i bambini dalla violenza dell'obbligatorietà dei vaccini. Avanti in questa battaglia insieme, grazie a tutti! Allora andiamo, alle 20:30 in punto si chiude, quindi